Snoopy e Belle quest'anno compiono 30 anni, Snoopy e Belle in Fashion. È un'idea che è nata alla fine degli anni 80, che è stata realizzata per la prima volta coinvolgendo gli stilisti più noti all'epoca, e qua ci sono in mostra alcune bambole che sono state realizzate per la mostra della fine degli anni 80. Quelle in peluche che voi vedete sono realizzate in quell'epoca. Ad esempio da chi? Qualche nome? Ad esempio Missoni, ad esempio Armani, ad esempio Versace, che sono tutte qua in mostra. L'idea è stata quella di, dopo 30 anni, di riproporre alle nuove generazioni, ai nuovi stilisti, chi ci stava ovviamente, la possibilità di realizzare, dopo così tanto tempo, la vestizione di Snoopy e Belle. Di conseguenza l'idea era quella di valorizzare Belle, che è la sorella di Snoopy, non la fidanzata, come qualcuno continua a sostenere, per trovare ovviamente l'aspetto femminile e per creare la coppia, insomma. Siamo alla mostra di Snoopy e Belle in Fashion, hai dato un'occhiata, cosa ne pensi? Sì, che mi piace molto, perché insomma è come quando eri piccolo, no? Io avevo una sorella che aveva e Barbie, e a me piacevano moltissimo perché erano tutte travestite, eccetera, e quindi è come avere tante Barbie a forma di Snoopy, quindi ancora più con la faccia simpatica, così travestiti, ed è molto carino. È un connubio originale, perché per la prima volta un cane diventa un'icona fashion. Io, che ho appunto il cane da 5 anni, trovo che davvero il cane in sé abbia suo modo un'eleganza pazzesca, davvero, anche il gatto, eccetera, però anche il cane, io essendo affezionato ai cani. Quindi sì, è molto interessante il gioco, no? Appunto, umanizzare il cane, giocare con la moda senza prenderla troppo seriamente, insomma. È tornare bambini, quello. Questa parte di mostra è stata inaugurata l'anno scorso a New York, è andata a Stoccolma, è andata a Parigi, è andata ad Amsterdam, e la signora Schulz ci ha fatto un grandissimo onore a venire solo ed esclusivamente qui da noi a Milano, tappa conclusiva del tour europeo.